cicoria cresce generosa ed abbondante. Non si fa in tempo ad assaporarla che già ingrossa. La si taglia e ricresce. Per 2-3 volte che lo si fa mantiene la consistenza ed il suo caratteristico sapore amarognolo. Cibo prelibato per le galline. Quando la si lasciava crescere spadona, veniva poi tagliuzzata e loro se ne nutrivano con grande avidità. Allevare animali era con l'orto la naturale combinazione di elementi che sempre ha accompagnato la storia dell'uomo, così della mia famiglia. Mio padre andava in città in bicicletta, 12 chilometri andata, 12 ritorno. Prestava manodopera come falegname, tutto il giorno via. Trovava comunque il tempo per allevare dei conigli ed il tempo di stare dietro all'orto in estate. Conigli di cui cucinava la coscia arrosto per me, che divoravo con ancora attaccati pezzi di pelo. A lui piaceva in salmì, in umido. Metteva la carne a bagno nel vino tutta la notte prima di cucinarlo. Tante volte assistevo allo scuoiamento del coniglio, un colpo secco alla nuca. Piccoli tagli precisi e la pelle scendeva, lasciando la carne viva in vista. Non sarei in grado di compiere tali precisi atti. Probabilmente per necessità estrema, costretto, agirei anch'io in quella maniera. Ma non è della costrizione che voglio parlare, neppure della semplicità dei gesti e dell'azione precisa di mio padre nell'atto di ammazzare il coniglio per cibarsene. Retaggio e background suo che ho avuto maniera di conoscere e comprendere. Mia madre si portò dal mercato 2 pulcini che divennero ben presto galline. Ecco, delle galline vorrei dire. Non ho mai visto e non ho mai vissuto in compagnia di 2 galline morte poi di vecchiaia. Vecchiette dovevano percorrere 2 metri dalla porta dove pernottavano con i conigli fino al cortile dove stazionavano appollaiate tutto il giorno. Che fatica, ragazzi. L'uscita lentissima, quasi il mondo aspettasse il loro apparire. Senza fretta guadagnavano la luce con incedere calmo. Sembrava che l'adagio in sol minore di Ravel fosse concepito sul loro passo. Forse la vecchiaia accomuna tutti gli esseri che non sono capaci di guardarsi da giovani. Impiegavano inoltre un tempo lunghissimo a rimpercorrere i 2 metri di ritorno. Non ho mai visto 2 galline comportarsi e muoversi nella loro esistenza secondo questa naturale evoluzione. La naturalezza diviene strana quando i canoni dell'uomo rifuggono le regole, il bisogno. Non sarei in grado di seguire un allevamento di qualsiasi animale che si trasformi in cibo. Non riuscirei a seguire i loro orari di reclamo per mangiare. Forse sì. Ma sono sicuro che, se sopravvivessi a loro, li vedrei tutti stazionare da vecchietti nei paraggi. La baggina delle galline. Sfante guardava i semi come luce melodica, perché la semina tante volte racchiude dolcezza all'interno del suo atto. Zigzagava tra il seminato con fare rapido e preciso, ascoltando il battito d'ali che il seme non avrebbe mai potuto realizzare se non in compagnia del vento. Lo sentiva da subito come un semplice desiderio di metter su casa. Osservava uno ad uno quei minimi semi di lattuga, rucola, carota, anche i più grossi fagioli e di grani a medaglietta delle zucche come fossero non un tesoro, ma il tesoro, ricoperti con un lenzuolo di minuscoli ingredienti, pregava che il posto fosse esatto e che la luce non li disturbasse. Il posto delle carote non era mai esatto. Lui questo l'aveva imparato bene, anzi era stato il fautore
testimone ed incoraggiante ideatore dei loro spostamenti. L'immagine era ancora ferma e mostrava le carotine a tribù attorno al sasso. L'unica variante, la libellula, ora era sopra il sasso, in amabile conversazione con Svante. Ho socchiuso gli occhi, inondato dal sorriso del mondo che si muove sulla tua bocca. L'aria attorno ci accarezza generosa, spostando i capelli come chioma di pianta. La luce sospingeva le mani, sfiorando in canto. Le parole di Clotilde pulirono l'aria e Svante, inebriato, si abbandonò sull'erba. Com'era lontano il tempo delle notti ad inseguire il mare, com'era vicino l'istante in cui si trovava già lontano. Pulsava nel suo stato febbrile ogni qualvolta doveva iniziare lo spartito della terra. Guizzante tra i semi delle taccole, sentiva già loro vibrare verso il quinto rigo del pentagramma. Considerava lo spartito una semplice notazione alchemica. Accarezzo la terra che avvolge queste note, spasimando lo sviluppo sinfonico. Weave a little help for my friend. Desiderio si fa essenza, essendo la bramosia un corpo solo, mentre aggiusta le nostre onde. Così sentenziò la libellula, il sasso, l'aria. Ma anche una fitta che brucia, interrogando sulle cose che fuggono, su quelle che si vorrebbe, su ciò che è lontano, sul sentire quello che si porta dentro, sul dolore nel volerti lasciare andare, come un bambino, non interrogarsi sul desiderio e desiderarti. Non c'è libro, non c'è musica, in questo momento vorrei solo leggerti e sentire il tuo suono, e ciò mi sgomenta e mi lascia senza fiato. Quante volte Svante, con la scusa delle sue missioni come accortatore d'orti, provò ad allontanarsi da lei. Quante altre volte Clotilde aveva cercato altro a cui aggrapparsi per non risiedere più nelle pene d'attesa. Quanto ancora dovevano rifiorire gli attimi, i secoli, per ritrovare il momento esatto per esserci. Avevano insieme passeggiato con gli alberi, ascoltato le notizie che il vento portava, tracciato segni per non dimenticare ed indicare i passaggi fondamentali. In altre epoche, quando ancora Svante subiva le prove per diventare accortatore d'orti e trafelato inseguiva il suono del bosco smarrito dalle sue orecchie. Il suono del bosco si rifugiò nel cassetto viola. Clotilde decise di guardare senza avvertirlo. Ancora una volta fu alle prese con questi benedetti, dannati cassetti. Quattro erano le chiavi, ma solo una poteva aprire il colore e soprattutto ci voleva una buona dose di fagino poiché non evaporasse. Si inumidì le labbra, si passò l'indice della mano sinistra sul sopracciglio destro e lo sguardo profumò la distanza che la separava dalla cassettiera. Articolando i gessi, soggiogò il colore e la domanda arrivò suggestiva. Ci sono sensazioni che rimangono indelebili e i momenti che le accendono si legano come edera attorno. Ma tu che albero sei? Camminare tra le verdure, nelle stradine fatte apposta per loro, è paragonabile al percorso in un giardino floreale. Osservi e godi delle piantine oramai cresciute, ne apprezzi le forme e la vitalità. Sei felice dei fiori che in alcune piante sono già frutto. Ne assorbi i colori e contempli le varietà diverse. Trai beneficio dai differenti ospiti che ora abitano lì con te, perché ne assorbi gli elementi nutritivi essenziali ed è chiaro che sono le varietà diverse a portare aiuto al tuo essere. Passeggiando tra i pomodori sulla destra, le zucchine dall'altra parte
e proseguendo tra i peperoni di cornetti a cespo, raggiungo il posto dei cetrioli. Coltivati con i semi, a dimora sono sempre un po' resti ad abbracciare la luce. Mostrano sempre sofferenza iniziale, perseguitati dalle formiche, come sede di allevamento degli acari, soprattutto sulle prime tenere foglioline. Spolvero anche su di loro cenere di legna. Si riprendono e le cimo sopra la quarta, quinta foglia, sviluppando diversi getti da cui nasceranno nuovi fiori e altrettanti frutti. Non ricordo quando appresi questa tecnica, né da chi. Ammiro sempre l'efficacia e ne divulgo il sapere a chi lamenta la non produttività del cetriolo. Per diversi anni pure io rimasi insoddisfatto dai cetrioli, che a fatica producevano pochi e rari frutti. Insomma, una pena e poca soddisfazione. Invece, con questa semplice potatura, il risultato gratifica ed ogni giorno raccolgo diversi frutti, pur essendomi servito di pochi semi. Li mangio come antipasto, sono più digeribili. Li spolvero di sale dopo averli affettati in maniera che perdano un po' della loro acqua. Freschi e dissetanti, non mancano mai nelle sere d'estate ad aprire il tripudio, proseguendo poi con il trittico classico, pomodoro, cipolla, peperone, e terminando con zucchine o fagiolini. Avevano deciso di non parlare quel giorno e l'acqua accarezzò il musco smarrendo l'alveo. Soltanto il sole si fece rivedere alla stessa ora, ma non convinse Svante a muoversi, dato che per strani impulsi da quell'orto partivano preziose e strane informazioni e lui era giunto lì per comprenderle. Comprese dunque che doveva stare fermo. La sua testa ordinò al ricordo. Aveva corso per molto tempo. Vani i tentativi di farlo ragionare sul valore dell'immobilità, del riposo. Era come inseguito e cacciatore, nello stesso tempo, di qualcosa che non riusciva mai a spiegare. Farfugliava, messo alle strette, di un non meglio definito incantatore nel tempo, ma subito correva via. Veloce era veloce, sfidava le lepri e diceva che lo spirito di un volatile era entrato in lui e non ne faceva mistero. Cercando di inseguire uno scoiattolo sull'albero, ruzzolò giù e si bloccò. Allora vide il mondo accelerare davanti a lui. La luce si spostò, storta. Le stelle si attaccarono a grappoli sui muri. I lampioni irradiarono la luce di tutta una loro vita. L'acqua tornò alla fonte. In quella posizione immobile, origliò i sassi conversare su cose successe in altri posti e parlare di lui come futuro accordatore d'orti. Non si meravigliò di quelle parole, anzi, gli sembrò che finalmente il mondo lo aiutasse nella sua corsa spiritata. Gli elementi si incrociano continuamente. Talvolta assumono sembianze astratte e scivolano davanti senza essere notati. Ritornando sotto forma di luna crescente, condizionano la dinamica degli scambi. Fu così che Svante scoprì il piacere della corsa rimanendo immobile. Praticò la lentezza nella stessa maniera della velocità. Che facilità e per quanto tempo stette sdraiato. Aprì una palpebra nel mondo più lento possibile. Dormite interminabili ed uso della voce come il movimento di un mimo, risparmiando sulle vocali. Fu consapevole che sarebbe diventato un accordatore d'orti quando, sdraiato su un grosso sasso in riva all'acqua in piena notte,
pronunciò una frase completa. Dopo un tempo incalcolabile, benché non ci fosse alcun presagio, fra un attimo piove. Già le prime gocce dettero l'informazione al sasso e riverberarono nella sua schiena. E la pioggia venne giù subito, abbondante, e lui se la gustò tutta. Thank you.